dire, io cerco i sassolini nei miei percorsi e individuo quelli che luccicano. Allora, quando vedo che luccica, come dico io, allora questo potrebbe essere un diamante in realtà. Tra tutti i mestieri possibili, come ti è venuto in mente di fare l'editore? Sì, diciamo che sono partito da qui, una fissazione magno-greca, una centralità di Napoli come cuore, cervello del Mediterraneo, anche per ribaltare, no, questa impostazione europocentrica, no, che vede Napoli alla periferia. Mi è piaciuto immaginare un progetto culturale che partisse dal centro del Mediterraneo e si irradiasse in Europa. Il tuo romanzo, Al di là della barriera, è un romanzo autobiografico. Come nasce? In realtà nasce per una sorta di prodigio, perché non avevo nessuna intenzione di scrivere un cosiddetto romanzo autobiografico. E in realtà era soltanto la continuazione di un racconto. E poi a un certo punto è nato questo viaggio nella memoria, perché in realtà Al di là della barriera è un viaggio nella memoria. Momenti belli, momenti di gioia, momenti di dolore, momenti del quotidiano, svolte decisive, e ripercorrendoli io ho avuto la possibilità di vederli da un'altra ottica, impreziosita e arricchita. In realtà mi sono accorta che quando noi viviamo le nostre esperienze non sappiamo quale segno lasceranno nella nostra vita, è soltanto rivisitandole che possiamo andare al di là delle barriere dello spazio, del tempo, le barriere tra il sogno e la realtà, e soprattutto le barriere dentro di noi che ci danno la possibilità di conoscerci sempre di più e sempre meglio. Siamo con Maurizio De Giovanni, un altro autore dell'editoria Kairos, e un autore che ha scritto un libro molto interessante. Ci vuoi parlare del tuo ultimo capolavoro? Sì, lei mi prende in giro ovviamente. È un libretto umoristico che racconta di una circostanza in cui spesso ci troviamo tutti, no? Cioè le cene, invitati a cena magari in un posto in cui non si conosce nessuno, e in cui ci si trova in grandissima difficoltà e si attraversano diverse peripezie. È una specie di prontuario che serve a sopravvivere, insomma, in queste circostanze. Ricordiamone il titolo? Il titolo è Le beffe della cena, ed è della collana Homo Scrivens, come il bellissimo libro che andiamo a presentare stasera. Infatti, di questo libro, scritto da questa autrice Maria Rosaria Riccio, che cosa ci dici? Il libro di Maria Rosaria è una cosa seria. Una cosa, come tutte le cose serie, una cosa che fa sorridere, commuove, coinvolge e dà un mare di emozioni in tutto l'arco di tutte le bellissime pagine che lo compongono. È un libro che io sono fierissimo, contentissimo di aver letto, e della cui autrice sono fierissimo di essere amico e profondamente ammiratore. Allora, Gianni Puca e la Terza Guerra Mondiale. Di che guerra si tratta? In realtà è una guerra un po' atipica. È una guerra tra uomini e donne, tratta dalle esperienze professionali, dato che faccio l'avvocato, sono specializzato involontariamente in separazioni e divorzi. Praticamente questa commedia ha tratto spunto proprio da queste esperienze professionali, anche se comunque logicamente non sono riportati i nomi e i cognomi dei clienti, anche perché in quel caso mi farebbero causa. Però ho tratto comunque esperienze da queste vicende, diciamo, tristi nella realtà, ma che diventano comiche, ironiche nella commedia. Senti, e come finisce questa guerra? Chi vince? Alla fine non vince nessuno, perché comunque alla fine vince la famiglia, però adesso se ti dico come finisce, poi nessuno se lo compra più il libro. Ok, allora comprate il libro e sapremo chi vince. Allora, siamo con Aldo Putignano, il curatore, il direttore, il fautore della collana Homo Scrivens. Parlaci di questa collana. È una collana nata in vista del grande successo di Vedi Napoli e poi scrivi, il libro con cui abbiamo inaugurato questo rapporto con la casa editrice napoletana Kairos. Lo nostro scopo è dare spazio a nuovi autori che già attraverso la nostra compagnia di scrittura Homo Scrivens si sono messi in luce. Abbiamo iniziato con un romanzo in cui crediamo molto, Al di là della barriera di Maria Rosaria Riccio, ma lo scopo è anche produrre testi più divertenti come Le beffe della cena o antologie che diano un po' l'idea del movimento culturale che a Napoli si sta sviluppando. Significativo in questo senso San Gennoir, a cura di Gennaro Chirchia, che abbiamo presentato proprio lo scorso Natale. Allora, professor Marotta, grazie prima di tutto per essere qui con noi, e ci dica quali sono gli sviluppi, come vede il futuro della cultura partenopea.
Ma prima di tutto faccio gli auguri a questo giovane editore, il quale fa di professione il bancario, però c'ha tale una passione per la cultura che ha creato una casa editrice nuova, importante. Sono titoli interessantissimi. Poi per quanto riguarda un progetto di cultura a Napoli, ci sarà una grande conferenza stampa per annunciare un grande convegno che si svolgerà a Napoli, in tutti i grandi palazzi, dal Palazzo Reale al Museo Nazionale all'Osservatorio Astronomico. Verranno 350 giovani da tutto il mondo, dall'Asia, dall'America, dall'Australia, verranno 350 giovani e 50 grandi maestri, e si inaugura questo convegno a Palazzo Serra di Cassano e si parlerà in latino, solamente in latino, perché la lingua che conoscono tutti questi studiosi è il latino, più dell'inglese. E quindi riprendiamo la marcia per la cultura umanistica a Napoli, e da Napoli certamente la grande tradizione intellettuale, da Giordano Bruno a Tommaso Campanella, a Bernardino Telesio, a Filangieri, a Genovesi, a Spaventa, alla Briola, questa è la vera cultura dell'Europa. E l'Europa, se vorrà avere una nuova Costituzione vera, cioè fondata sull'umanesimo, e vorrà avere un solo governo con un solo ministro degli esteri, allora l'Europa riuscirà a salvarsi da un triste destino, altrimenti diventerà un'espressione geografica soltanto dell'Asia e una colonia americana.